Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Andrea The Gamer. Buona domenica a tutti. Saluto mio fratello The Brother Game 82 e Munare Che Passione e Miki Bononacciano TV e tutti i miei iscritti e le mie iscritte. Tutti i miei nipotini che fanno parte di questa grandissima famiglia. E i miei tesorini. Allora, incominciamo subito a presentare i personaggi. Lei è Wonder Woman con il suo veicolo trasparente. La nave spaziale. Poi vado a presentarvi. Mettiamoli qui quelli che vi avevo presentato, se non c'è un casino. Nello starter pack trovate loro tre. Batman. Ta-ta-tan, cavaliere. Gandalf. Quello vedete meglio. E lei non mi ricordo come si chiama. Nello start iniziale e trovate anche la Batmobile. Ragazzi, non preoccupatevi se non trovate le istruzioni. Oh Madonna, stavo distruggendo già tutto. Aspettate, se non trovate le istruzioni per montarli, perché poi una volta che voi montate, mettete il personaggio sulla basetta, automaticamente vi si apre un'immagine sopra il televisore e vi vengono fuori le indicazioni, le istruzioni come montare i veicoli. Una cosa figata. Una figatissima perché vuol dire che lui in memoria ha tutte le costruzioni possibili immaginabili di tutti i veicoli che ci sono in giro. Perciò quando voi andrete ad aprire gli starter pack tipo questo di Wonder Woman, io ho trovato solo come montare il personaggio, questo non c'era, ho messo Wonder Woman sopra e mi ha detto come montare questo, me l'ha detto il computer, cioè la PlayStation 4 me l'ha detto, come montare questo con delle indicazioni, poi mi ha detto alla fine vuoi salvarlo? Sì, io l'ho messo nella base centrale e me l'ha salvato dentro, così poi quando lo rimetterò non mi chiederà se voglio salvarlo ancora. Poi abbiamo lui, che lui viene con lui, che trapana tutto, bene, guardate che belli, che belli, che belli, aspetto di arrivare alla mia nuova cam, devo arrivare entro il 21 per farvi vedere meglio ancora. Poi abbiamo Cyborg che viene con il robottone. La luce è quella che è, ragazzi. La luce è quella che è. Anche se ve li avvicino non si vedono bene perché la luce purtroppo è quella che è. Non si vedono bene. Eccoli qua. Cyborg. C'ho tutti i Lego di mesh da tutte le parti. Poi ho Aquaman col suo veicolo. Qua. Poi ho Superman col suo veicolo, perché anche lui c'è il suo veicolino. Poi solo esclusiva di PlayStation 4 vi davano anche accendi qua, di qua, Supergirl. Oltre a chi lo prenotava davano Green Arrow. Eccolo qua. In più Supergirl che in Xbox One non lo troverete. Adesso vi faccio vedere la basetta. C'è qua Kim che si rialza, un pirlone. Guardate la basetta che figata. Ho attaccato al P4, guardate i colori che cambiano. Blu, viola, arancione, verde, poi fa viola. Verde, rosso, cioè giallo, azzurro, fa tanti colori, ragazzi. Io vedo qua verde, vedo l'azzurro, vedo il viola, vedo il blu, vedo il rosso, vedo l'arancione. Guardate che figata, cioè spettacolare. E adesso sposterò il Mac, vi faccio vedere. Guarda che figata, riesco a farvelo vedere. Benissimo, la metto qua, però. La metto qua, schiaccio un pulsante per fare aggiornamenti, non ci interessa. Carica partita forse? Ho salvato qualcosa? Ho salvato qualche cosa, vediamo. Sì, ne ho salvato uno. Vediamo. Cosa ho salvato? Oh Madonna, c'ho il televisore sporco, ragazzi. Ah! Ho il televisore sporco. Che è successo al tuo televisore? Scusate ragazzi, sono maniaco. Questa è stata prima la Ila, ora ho pulito la dama bianca, ora ho pulito il televisore. Ah! Scusate, questa è.
piccola divergenza. Ecco qua. Ah, mi dici? Sospendi il sistema quando è? Ok. Sto facendo. Noi eravamo rimasti, l'ho provato, provicchiato ragazzi, l'ho provicchiato, non ho fatto niente di che, per vedere un po' com'era, così di qua di là. E qua eravamo rimasti qua. Adesso lo andiamo a prendere tipo Batman, lo mettiamo su, pam, arriva Batman, eccolo qua, questo è Batman. Pim, Batman salta. Ecco l'automobile, vedete? Come dicevo prima, questo è un esempio, vedete? Dice come costruirla. Ok, sì. Voi adesso mettete l'astronave, se l'astronave mettete qua, il modello. Lui lo registra, vedete? È stata salvata. Automaticamente adesso arriva dentro lì. Eccola qua. Lui ci sale sopra con la triangolo, guardate, e io guido, suono, guido, scendo. Così mi avvicino ai cubetti qua che dice chi ci vuole qua dentro, vedete? Questi sono i cubetti dove ti dice chi, che personaggio ci vuole, vedete qua ci vuole Batman, ci vuole il rampigno da qualche parte, ok, ho disfatto questo coso, sono solo da prendere queste cose qua, okay. Ma ti dice ancora che ci vuole Batman, per fare cosa? Ah, forse questo, queste sono le cose per aprire. Bisogna distruggere un po' di cose. Distruggiamo le cose. Vedete, lo so che non lo vedete molto bene, però volevo farvi vedere come interagivano. E lì c'è il boomerang in mano. C'è qualche posto su da tenere su. Dice quando ci vuole Batman. Dice vuole Batman, non so con che cosa, però se ne va via dall'altra parte. Dice uno qua, ma forse per spaccare tutte queste cose. Ok. Aspettare. Io ho avuto anche Skyland, adesso aspettiamo, beh, praticamente aspettiamo nuovi Skyland, ragazzi. Io l'ho preso solo perché c'è Crash, voglio, sono curiosissimo di giocarmi Crash. Crash Bandicoot, la novità che c'è, che introduce Crash, mi alletta molto, quello che ci vuole, questo vola anche, cosa fa, faccio la seguita, mentre proviamo con la Batmobile se magari mi fa fare qualcosa. C'è qualche potere Batmobile? No, aspetta. Se con questo esco. Qualche potere? Non c'è qualcosa? Non c'è niente. C'è questo mattoncino. Mentre guido un veicolo con le ruote, passo
Basta solo un tocco d'aceto per alimentarlo. Sto facendo i meno allucinanti. Non so se che danni di cosa stai parlando, con lo scendere dall'automobile. E comunque, ragazzi, è semplice. Adesso vi avete visto poco e niente perché si vedeva sfocato, poi con l'altra camera vedete meglio. È una figata pazzesca perché, uno, a differenza degli Scalander così, ci fa tornare bambini, perché chi è che non è cresciuto con l'ego? Tutti. Cioè, sfido a dirmi chi non è cresciuto con l'ego. Cioè, sono cresciuti tutti con l'ego. Cioè, no, cioè, è qualcosa di straordinario. Cioè, sono fatti benissimo. E secondo me è un gioco che spopolerà. Skylander, un nuovo Skylander, sì, bello perché c'è delle cose nuove, mi hanno detto, ho visto dai trailer così, ho dato un'occhiatina così, veloce. Sembra carino anche quello, però staremo a vedere. Comunque, quello che mi prende più è l'ego. Avevo ordinato anche Harley Quinn e Batman, ma arrivano, escono a novembre. Comunque adesso ho nove personaggi adesso da giocare, nove per sì, nove. Però devo prendere uno stat pack, adesso prenderò quello di Ghostbuster, tutti i Ghostbuster, che ci tengo perché anche quello io ho visto tutti i film quando ero piccolino e mi piacevano di brutto. Prenderò Ghostbuster, poi prenderò 3, 6, 9, 10 personaggi ho da giocare per ora, 3, 6, 9, 10 personaggi, sì. Sotto consiglio di Gianluca mi ha detto di prendere uno stat pack dove ci sono, costa 29 euro mi pare, e ci sono dentro una macchinetta che dà 30 giochi, minigiochi quando eravamo piccoli, spettacolare, e voglio prendere anche quello, però poi voglio prendere allora tutti i Ghostbusters, poi manca Harley Quinn e Joker, poi si usciranno tutti quelli della DC. Non so se faranno quelli della Marvel e quelli di Adventure Time. Altri per ora non mi interessano. Poi in futuro chissà, non si sa mai. E li trovo molto belli, costruiti molto bene. Adesso perché non ho la cam che mette bene a fuoco. Cioè, sono fatti molto, sono fatti benissimo, ragazzi. Come sono belli, 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 sono fatti bene. Cioè, ognuno ha il suo mantellino, lei è rosso. Rosso, Batman ce l'ha così, poi abbiamo Aquaman che mi ricordo, poi ognuno ha il suo veicolo, non tutti, partono ragazzi dai 15 ai 24 ai 29 ai 39, dipende che stat pack, quelli solitamente con i personaggi e il veicolo partono poi dai 15 euro, c'è un prezzo accessibile, cioè spettacolare, non ho altro che dire. Poi sono fantastici, sono fatti bene, vi divertite, non hanno l'online, ma chi se ne frega. Lo giocate in coop a casa con qualcuno, io lo giocherò con la mia fidanzata, farò dei gameplay, lo porterò sul canale e basta. Infatti ci sono i Ghostbusters, i Signori degli Anelli, Ninjago, i Wizard of, Ritorno al Futuro, Lego Movie, DC, Scooby-Doo. Midnight Arcade, il Midnight Arcade è quello lì che c'è dentro i 30 giochi, Simpson, Portal, Dottor V, poi secondo me se avrà successo ne porteranno altri, ragazzi. Qua fa vedere che Batman si può trasformare in tre veicoli diversi. E poi è spettacolare, magari perché no, anche magari il Signore degli Anelli. Adesso ci accontentiamo di questi, ci giocheremo questi, ci divertiremo con questi, di qualche gameplay. Se dentro c'è qualcosa, c'è il... Sì, ci sono tutti i fogliettini di qua e di là. Il multiplayer sarebbe stato meglio per giocare a collati, però dice da uno o due giocatori. Va bene così. Ma molto bello, ragazzi. Io lo consiglio a pieno, veramente. Poi l'esclusiva che abbiamo di Super Gore qua. Poi chi lo prenotava, gli davano anche Green Arrow. Tanta roba. Io
E poi gli staff pack, ragazzi, 14 euro, 15 euro non sono niente diciamo, col veicolo spettacolare. Poi le avventure sono infinite, cioè veramente, questo è un gioco infinito, cioè se ognuno c'è la sua avventura. Poi sono fatti veramente bene, belli, belli, belli. Straconsigliato, consigliatissimo, provata l'introduzione, non sono ancora uscito dal portale. Farò adesso un gameplay per farvi vedere com'è il gioco e poi niente, ragazzi. Poi vi terrò aggiornato su se prenderò altri stat pack. Sicuramente sì, quelli di Ghostbuster, ripeto, quello di Adventure Time che mi premono tanto. E poi gli altri vediamo se uscirà qualcos'altro ancora da novembre. Harley Quinn e Joker, subito miei, già pagati prenotati. E poi, ragazze, le uscite che andiamo a prendere sono Record il 13, il 15 PES, il 16 BioShock, NBA 2K17, poi per il 3DS Dragon Quest Frammenti, e poi c'è un altro, questo mese bello arricchito. Poi a fine mese faccio una bella collezione PlayStation 4. Dopo PlayStation 4 faccio quella del 3DS e 2DS, poi faccio quella della Xbox One e aggiornata piano piano. E poi farò quella, quando farò PC da gamer, tirerò su tutti sui giochi che ho un po' qui, un po' giù in cantina, belli custoditi. Quando farò PC da gaming, proprio che ordinerò tutti i pezzi e assemblate tutto, farò vedere tutto, il PC, com'è il case, la tastiera, il monitor, tutto, tutti i giochi che ho per PC. Ok, ragazzi, questo era un focus dedicato a Lego Dimension perché ne vale la pena veramente comprarlo perché ci si diverte in due, è spassosissimo. E niente, ragazzi, vi mando un mega bacione, buona domenica a tutti, mi raccomando un bel like, un bel commento, voglio vedere tanti like, ragazzi. E ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, ragazzi, le live sono spostate dalle 4 alle 6. Mi raccomando, perché so che è andata a scuola, perché di qua, perché di là. Un bacione grande, grande. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Buona domenica a tutti. Un bacio alla società e un bacio a tutta questa bella grande famiglia. Un bacione grande. Ciao belli, alla prossima. Saluto mio fratello The Brothers Gamer 82. Ciao belli.